In mezzo ad asili, università, negozi, in campi abbandonati, vivono i Rom. Incuria, sporcizia, ferraglie abbandonate e oggetti rubati. Ecco lo scenario che si presenta spiando tra le tende che separano la strada dal campo nomadi. Passo carrabile, veranda in giardino e casette con tetti di legno, poi panni sporchi, pazzi mal curati e pezzi di auto accatastati. Questa è la situazione che troviamo percorrendo via delle Sette Chiese, a due passi dalla Regione Lazio, di fronte la UNINT Università di Roma e ancora gli stessi scenari in via della Vasca Navale, nei pressi dell'Università Roma 3. Ragazzi che studiano, giovani che giocano a basket e accanto campi Rom lasciati al degrado. Sono entrati una volta al parcheggio di matematica e hanno sfasciato delle macchine, sono presi delle cose. Qualcuno l'ha pure beccato in bagno, che si lavano ogni tanto. Sarebbe bello se loro riuscissero a trovare un altro posto, perché alla fine qua ci si è per studiare, cioè se non ci stanno, stanno in un'altra parte, è meglio. C'è davvero bisogno di fare qualcosa? Le forze dell'ordine controllano, ma lo Stato non trova una soluzione. I residenti, gli studenti e i commercianti continuano ad essere preoccupati. Mi sentirei sicura a passare di qui a mezzanotte e l'una da sola, non lo farei mai. Rovina insomma tutto, anche magari di sicurezza però. Spaccano vetri a rotta di collo. Voglio parcheggiare qua perché ho paura.